Quando si costruisce una storia, di solito si parte osservando la vita, ma poi ci si mette qualcosa, no? Siamo abituati a quelle storie che cominciano a un certo punto, una situazione, poi avviene qualcosa, un colpo di scena, che porta i personaggi in un altro livello. Comincia una difficoltà, comincia un processo, poi succede qualcos'altro, un altro colpo di scena che fa sì che la storia prenda un'altra piega e poi magari a secondo varie deviazioni, varie altre situazioni che si aggiungono a seconda della complessità di quello che ci si mette dentro. Questa storia arriva a una soluzione, insomma, no? I due innamorati alla fine risolvono e vivranno felici e contenti. Processo che conosciamo nelle fiabe, riportato spesso in tempi moderni, modificato, elaborato, modernizzato. Però spesso, insomma, riconosciamo un inizio, una fine, no? Per cui quando ci troviamo di fronte a una storia che non conclude o non conclude come vorremmo noi, ci sentiamo quasi perplessi, no? Ed è un po' quello che succede quando si legge Carver, no? Leggiamo queste storie che finiscono in modo strano, in modo sospeso. Non c'è quasi un inizio, oppure c'è un inizio, ma non riusciamo a capire bene come si concludono, cosa avviene nel frattempo, no? Perché le storie di Carver non sono tanto delle storie ideali costruite sul tappeto, il frutto di fantasia, di elaborazione così, no? È l'osservare la vita, è l'osservare quello che succede momento per momento, nei vari momenti, nei vari personaggi, insomma, fare di tanti tasselli di questa vita e poi avvicinarli, appiccicarli, metterli insieme. E spesso nella vita non c'è magari una continuazione, non ci sono i tempi della fiaba che poi si stringono, si condensano, le ellissi, ma ci sono anche i tempi dell'attesa, i tempi delle situazioni che rimangono in sospeso, insomma, no? E la vita è così com'è, come si presenta. E spesso la trama, insomma, la sostanza di questa storia si esprime più che in parole e in gesti, e quindi c'è una descrizione molto, molto attenta dei gesti anche banali che accompagnano le parole. Le parole quasi rimangono dentro e i gesti ti fanno capire la situazione, le emozioni, quello che sta dentro i personaggi, come si muovono, questa attenzione molto, molto grande. Ai gesti, alle ritualità, anche quelli banali, quelli della vita quotidiana. Quindi parole poche, parole concise, niente aggettivi, verbi e soggetto, essenza nella parola. Ma poi quello che sostiene spesso la trama, insomma, dove poggia? Poggia spesso sulle incomprensioni. Sui vissuti, sulla incapacità di comunicare l'essenza, le nostre vere intenzioni, no? Su questa incomunicabilità fatta di voglia di dire, di voglia di farsi capire e questa impossibilità di raggiungere l'altro, di entrare nella dimensione dell'altro, perché ognuno dei personaggi vede l'altro sotto la propria ottica. Ci proietta il proprio modo di vivere, il proprio modo di pensare, considera le azioni dell'altro secondo il proprio punto di vista, non riesce mai a entrare nel punto di vista dell'altro. E quindi rimane questa tristezza, no? Perché quello che muove, quello che crea tensione è questo cercare di andare verso l'altro, cercare la parola, cercare attraverso la parola di comunicare, di dire, ma quello che poi conta è quello che rimane è il gesto che l'altro spesso
interpreta male, interpreta secondo il proprio modo di sentire. E quindi capita che i personaggi spesso si lasciano facendo intuire questo bisogno che hanno e senza la capacità poi di risolverlo. Quindi rimane forse alla fine spesso un tempo di attesa, come se rimanesse poi dietro quello che è stata l'azione, il proposito che questa azione si svolga, si definisca, si risolva in un tempo futuro. Questo lo possiamo vedere esemplificato anche in questo racconto breve, La torta di Raymond Carver.